Eccomi a voi. Udrete canti e spari dei colorati fuochi d'artificio che accompagnano il rito natalizio insieme ai commoventi zampognari. Ognuno il suo presepio l'ha allestito, pure Luca Cupiello l'ha costruito. È piccolo, ridicolo, meschino, ma lui lo vede grande come un regno e ci si perde dentro a tale segno da chiacchierare con Gesù bambino. Vorrebbe mescolarsi coi pastori, poiché li sente battere quei cuori, ma le montagne sono di cartone e quei pastori sono di terracotta. Pure i re magi ai piedi della grotta hanno usato la latta per corone. L'innocenza di Luca è fuori orario, il suo mondo dissolve. Sul sipario! Dal cielo scende e dalla strada sale il soave sgomento di Natale. Il poeta non poteva definire meglio la tenerezza sconvolgente che provano i napoletani nei giorni e nelle ultime ore che precedono l'evento prodigioso. La folla serpeggia nei vicoli snodandosi abilmente. È un andare, venire, singolare, inconfondibile. Ogni bottega è parata a festa. I venditori urlano magnificando la loro merce. E le zampogne. Spaccanapoli è la meta di tutti dove si comprano i pastori. Pure Luca Cupiello ha comprato stelline d'argento e piccole casette per costruire il suo presepio. Sveglia di buon'ora. Ha detto a sua moglie: portami il caffè alle 9 precise.
Lucari? Lucari? Siete, ti sono che no. Lucari? Lucari? Siete, ti sono che no. Già sono le 9. Piglio tu caffè? Lucari? Lucari? Scete, te son che no. Già sulle 9, sono fatte le 9. Sì, sì, sulle 9. Te prendo tu qua. Lugari? Poi. Esci, te te sono che no. La mattina sei puntuale come la morte. Io do caffè, te? Ah sì, sei prima di andare a letto. E subito si fanno le 9 del giorno dopo. Fa freddo fuori, eh? Sì, hai voglia, si gela. Questo Natale si è presentato proprio come comanda il Dio. Mai un Natale così rigido. Stanotte non potevo pigliare calore. Sono messo la maglia di lana, lo scialla, la sciarpa. I pedalini di lana, quello che compraste tu, ti ricordi? Niente, un gelo tutta la notte. Comunque quei pedalini, quello non è lana buona, danno imbrogliato. Imbrogliato. Perché la lana pura, è vero, quando si lava si restringe. Quello invece più si lavano, più si allargano, sono diventate due cuscinieri, non faccio capire. E quella lana, come si dice? Come si dice? Sintetica. Quella è mistificazione. Un brutto sogno mi ha fatto stanotte. Un sogno tremendo, mamma mia. Ma sono sognato che lavoravo. Stavo al porto. Mi facevano caricare i sacchi con il capo caravana, con la frusta in mano. Non c'ho la forza nemmeno di alzare un braccio. Che bella schifezza che hai fatto stamattina. Sì, mo lo faceva a cioccolò. E un poco leggero, ma è tutto caffè. Ma perché vuoi dare la colpa al caffè che in questa tazza non c'è mai stato? Mi sei svegliato spiritoso. C'è di piglia colore. Non ti piglia. Tu sei permaloso, concetto. Sì. Sei una brava donna di casa, sai fare tante cose, sai cucinare bene. La frittata con la cipolla, per esempio, come la fai tu, non la fa nessuno, proprio viene un dolce. Pasta e fagioli, tutte quelle minestre, diciamo, casarecci. Ma il caffè non è cosa tua, è meglio che leva mano, non lo sai fare. Che buffo. Tra le altre cose puzzi di scarrafuno. Sono le 9 passate. Fa freddo fuori, comunque. Sì, Lucari, fa freddo assai. Questo Natale si è presentato con comandi di e questo pure l'hai detto. Questo pure l'abbiamo detto. O presebbia, non sta so. Là, nessuno te lo tocca. Oh,
quest'anno devo fare il più bel presepe di tutti gli altri anni. Sì. Ci ho fatto proprio disegno. Quando viene Pastorello, secondo piano, che viene qua, l'ha già fa rimanere a bocca aperta, perché lui dice che fai il presepe pure lui. E ci siamo svegliate pure stamattina. Grazie a Matteo. La colla le squagliate, quindi. Luca, io mi sto alzando. Ne hai fatto niente. E ieri sera che cosa ti ho detto? Domani mattina, appena ti svegli, scarfa la colla, se no non posso lavorare. Il presepe non è pronto per domani. Ecco, pronto. Andiamo a riscaldare la colla. Quando vai a Natale, Luca, stichetti. Colla, pastura, tutte tu. Sei vecchio, qua c'è. Sei vecchia! Ti sei fatta vecchia! Sì, sì. E vecchia! Ah! Che c'è qua? Una, due! Una, due! E tre! Sono casa ce la fate queste qua. Eccoci qua. Mamma tu guarda. Eccoci fatta. Ma sì, svegliati, sole loco, eh? Tommasino? Ma si scende sulle 9 passate, eh? Fa presto, eh? Guarda là, guarda. Vedete se è possibile, guardate là, un cedrone lungo, lungo, a quest'ora ancora dentro letto. Io quando tenevo l'età tua, a quest'ora già stavo per la strada assieme alla buonanima di mio padre, l'accompagnavo a lavorare e me ne tornavo a casa. Tommasi, scegliete, sono che nuova. È meglio che non te l'ho retto, se no ci facciamo la croce a prima mattina. Hai tu pelato. A che se pensi tu? Questa è la tua vita, la zuppa e l'acqua, la cena, la colazione, lo pranzo, sì. Invece di pensare a cosa seria, la zuppa e l'acqua. Allora, si apre da prendere dentro la cucina perché non tiene i servitori. Se non me la portate dentro al letto non mi soso. No, tu di soso, di soso, se no ti faccio accorgere all'ospedale. Casta la corda. Bravo. Io non capisco come fai a fare sto presepe. Una casa un guaio, non è che se ne vanno, a me ne venesse buono. Non viene neanche bene. Grazie. Non sapessi che non viene bene, come se fosse la prima volta che faccio il presepe. Io sono il maestro dei presepi. A me non mi piace. Ecco, questo lo dici perché sei spirito di contraddizione.
perché vuoi fare il superiore. No, no, quello veramente non mi piace. Ma come puoi dare un giudizio se quello non è finito ancora, se non mi piace? Che c'è? Ma quello non mi piace, mi deve piacere per forza adesso. Andiamo. Alzate per le mamme. Alzate, hai capito? La zuppa e latte, voglio dire. E beh, sì, guarda, se lo porta la zuppa e latte dentro la letto, stanno a dire, ma buttare solo un balcone a tutti e due. La galera l'hai cresciuta, la nemica della casa, la nemica sei. Vedete che vergogna, quello da, a quest'ora ancora dentro lei. Che le mosse sono? Sotto e cominciare il telegrafo senza fila. Ah, su pelato, prima di ti chiamava con la faccia. Sono belle mamma, io te lavo tanto belle, io nel frattempo ti preparo un bel zuppone, latte e caffè. Niente affatto. Nessun zuppone. La zuppa di latte, se la vuole se la va a prendere dentro la cucina, perché non ti è servito. L'hai pigliato pure una serva a tua madre. Eh? Tua madre non serve. Guarda, la squalina si è alzata. Sì, si è alzata che lo scucciante di tuo fratello. Per un raffreddore che ha tenuto è stata capace di stare una settimana a letto. Si è alzata. E sapete se esce? Ha detto che si vuole fare una passeggiata, perché dopo la febbre che ha avuto può pigliare un po' d'aria mattina e poi si ritira. E sapete se si vuole vestire? Guardate, chi esce a nudo, si capisce? No, dica, sapete se si vuole mettere il cappotto? Un mese di dicembre esce senza cappotto. Ma perché, che è? No, niente. Io per me dico è meglio che non esce. Quello può essere che prende la ricaduta. La ricaduta. Magari è permesso? Buongiorno. Buongiorno, Anna Concetta. Buongiorno. Tanti auguri per il Santo Natale. Facciamo pure a te. Grazie. Vedo che te la passavo dentro letto. Tu ogni anno a Pasqua, a Natale, è vero, succede sempre che ti metto a letto. E una disdetta, come ti sento? Un po' meglio, ma debole però. La febbre come fa? La febbre pare che sia passata. Fai sentire. No, ma io non so vedere. Allora, mi la lingua? Fammi vedere la lingua. Lascia la babà, sì. La febbre? Sì. Un po' che febbre si sente. Ma mo stai bene, mo stai meglio, sì, 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 sì. La febbre non ce l'hai. Ti devo solo rinforzare, Pasqua. Poi a mangiare carne al sangue, capisci? Bistecca, cose, vino rosso e fate una bella passeggiata, ma pigliano poco d'aria. O al mare o te ne vai sul vomero che lei arriva fino. Sì, voglio uscire, infatti. Vai, Pasquale, vai. Fino al bangolotto, sai, sono 7 giorni che non mi faccio vedere. Vai, Pasquale, vai. Non, cioè, non ho potuto trovare le scarpe mie. E le volete da me? No, che c'è, le voglio a voi? Ma siccome sono stato 7 giorni a letto con la febbre, ho domandato se l'avete vista. No. Ma tu quando ti coricaste, dove le mettiste? Ah, dove la metto, sotto l'etto. E guardate bene che stanno là. Non c'è niente, Nagoncè. Non c'è niente, dalle scarpe sono sparite. Ha demandato la nonnilla. Ehi, non incominciamo come abbiamo pigliato Mariola, eh? Io non ero il tipo che mi vendevo le scarpe sue. Sono venute le scarpe. Ma no, per carità. Tu ci puoi giurare. No, 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 quello che risponde, guarda, tutte quelle che succedono in questa casa se la pigliano con me. Ma ha cominciato a prima la zuppa e latte, poi ti vengo la colla in faccia, pazzesco, vero il dolietto. Guarda, ti sto 7 giorni a letto con la febbre e qui si vende le scarpe di Pasquale, trovati una camera mobiliata, fammi il piacere. Non potiamo stare insieme, io mi vergogno con questo delinquente. In casa mia non potevamo avere amicizia, ma è di casa. Che ci vuole? È una disgrazia. Quella è la mia nemica, Elan, quella l'ha vezzeggiata. Quella là l'ha vezzeggiata. Vedete queste scarpe qua, queste scarpe mie, arrangi con queste, dopo Natale te ne compri un altro paio, e chissà quante si spende, quello l'avrà dirubato per poche lire, dove capiamo a trovare, quello è un delinquente. Si è fatta la volontà di Dio!
Ma chiudetelo! Mettetelo sul raglio! Quello è un delinquente! Aspettate che va a mettere una funano! Guardate, uno si corre con la febbre e si sono senza scarpe. Cosa fa? Perché ti sei venduto le scarpe indietro? Questo, perché? Che bisogno hai di vendere la roba degli altri? Io ho ragione. Ti mando qualcosa in casa. Non ti chiedo se vende le scarpe, mi ha ragione. Sì, signore. Hai ragione di io ho ragione da vendere. Ho ragione. Io mi sono venduto le scarpe perché mi credevo che tu non ti alzavi più. Non vuoi sentire? Allora io dovevo morire. Tuo zio, fratello di tua padre, dovevo morire. Che fa, Muresca, Gambasso? Quella quando il dottore ti è venuto a visitare ha parlato chiaro. Ha parlato chiaro? E quindi? Che mi si nasconde qua? Chi l'ha bugiardo? Tu lo so. Bugiardo, sì. Il dottore disse che... c'era pericolo. Sì, va a fare l'ultimo viaggetto, capito? E allora, dato che il dottore... Uè, immagino è venuto pure un cappotto, Santa Barbara! Capito? Tu senti? Così, mamma mia! Mi sa venuto un cappotto e un cappotto mio buono, che con loro non c'ella. Un cappotto tuo? Con quello bello bavere di pelliccio. Il cappotto tuo? Un cappotto mio, era bello. Cappotto era scozzese. Ma scuola, tu non dire, il cappotto tuo? L'unico delinquente. E non lo siamo più. Senza scarpe, dove voglio andare? Cosa faccio? Chi ne si vende la roba mia prima che io muore? Aspetta che io muore, poi ti vendi la roba. Ma che sì, chi è lui? Ma con quale autorità, Pasquale mio? Ma tu, ti vendo la roba. Tu sei mio fratello, la roba tua spetta a me. Come si fa? Mettetemi d'accordo, chi sa da via sta roba mia? Misericordia! Io mi trovo proprio in mezzo ai cannibali. Ma io dico, ove mai? E tu sei mio fratello, tu. Tu sei Caino. Questo sei. Vedi qua che c'è. Che c'è? Aspetta la porta mia, aspetta. Sì, ma non mi fate illusione, Perché non tengo niente. Non posseggo niente. Vedete? Come vedete così mi scrivete? Guardate. Aspetta la porta mia, che c'è? La gente parla. State in casa di vostro fratello. Beate voi, vi accudiscono. Mi vogliono bene. Avete già sapere la gente che lo soffre in questa casa? Gli è pizzi con coppa la pancia, come non gradino fino alla sera. È meglio che lo sento. Lo sento. Vabbè, sei contento? Che io odio di contrastare ma con mio fratello perché esce di palo in frasi. Esce di palo in frasi. Sì. Pasqua, tu sei l'eterno scontento. Io sono scontento. Avevo ragione l'abbonanimo di nostro padre, che quando parlava di te, Pasquale, qualunque cosa fa, è perduto. Già, è perduto. Sì. Tu vedo solo il male, il bene non lo vedo. Vabbè. Se la gente dice che tu stai in casa, insomma, ne hai un vantaggio, insomma, è meglio che la famiglia ti accudisce, pare che non sbagli. Non sbaglio. Pasqua, tu paga 200 lire al giorno. Tieni una camera a disposizione che faccio dentro al giardino con l'albero di limone, sempre pieno di limone. La scatola dei cerini, che la scatola. Il padre è un buon saluto. E che questa c'è? È la disponibilità della nostra casa. Chi dice niente? Mia moglie mi fa la serva. E la vestire, cucina, rammenta, biancheria, insomma, pedaline tue che non ce ne sono più pezzi. Fai i miracoli. È pare che vivo di rendita, Allora, stai poco bene, insomma, merluzzetta, mozzarella, fuori delle 200 lire. Ma per più ragazzo, insomma, ha scherzato. Un mese di sempre, senza scarpa, ha scherzato! Ma che fa? Ha scherzato! Che devo fare? Mi vuoi armare il braccio contro il mio sangue? Mi vuoi armare il braccio? Vabbè. Scusa, sei contento, eh? Abbiate pazienza se il ragazzo si è permettuto di manomettere il guardaroba di vostra signorina. No, scusate voi, siamo sorpresi da dire di domandare dove stavano le scarpe mie. Ma io domando perdono. Ma io vi cerco scusa.
ma io mi inginocchio ai vostri piedi. Ma io metto la faccia per terra. Ma io striscio. Oh, la sei troppo buono. Fin dove voi camminate sotto le suole delle vostre scarpe. State bene. State buono, state buono. State bene, voi siete l'eterno scontento. È ragione nostro padre. Sì, aveva ragione. E me ne vado. Trovo una camera immobiliare. Ma era la tua. Me la trovo. Meglio, meglio gli estranei che i parenti. Meglio. I parenti. Sì, sì, i parenti. Vedete qua, questi sono i parenti, questi, che aspettano la porta mia. È meglio che me la siete, sì, quando è passante. Chi aveva ragione, quella ha ragione, come chi le si viene a roba e va a scalo un mese di dicembre. Alzati. E capito? Alzati! Ma so io, ma come fa pigliare un colpo d'aria? A so io, voglio. Un colpo d'aria, non c'è che sono i colpi di coltello, a chi? Vieni in da cucina, che ti preparo là. Là, là. Là, grazie. È un brutto carattere, ti fai odiare da tutti quanti. Tu sei un bravo ragazzo, io ti voglio bene, lo sai, ma certe volte tu vai a vendere un cappotto di Pasquale, le scarpe, insomma, di Natale, di Natale. Oramai sei un giovanotto, non sei più un ragazzino. A scuola non hai voluto fare niente, fino alla terza elementare ti hanno cacciato lì. E vabbè, non ne parliamo più, non è una testa capace di studiare, e vabbè. Ma trovate un impiego, un posto, un lavoro, un mestiere qualunque. I vestiti si sciupano, le scarpe ci vogliono, io tengo un'età, non è che posso più pensare a te. Fino a quando stanno aperto l'occhio mio. Ma devo trovare un mestiere. Io le fotografie le ho mandate. Quale fotografia? È quella che mi feci fare. Quella col maglione, quella con la pipa in bocca e quella con le mani nei capelli, così. A chi l'hai mandata? A Roma, a un'agenzia cinematografica e al secondo canale. Al secondo canale stanno aspettando a te con le mani nei capelli, ma cadimi se va. Non stare a sentire amici cattivi che ti portano a male strada, che ti danno consigli sbagliati. Consiglia sbagliata! Potevo trovare un mestiere sicuro, insomma, che guadagno una settimana, insomma, che guadagno e puoi essere indipendente. Allora già fu un vestito, dopo Natale, lui ti deve fare il vestito, si compra la stoffa e... cosa fa? Le camicie, ti devo comprare, faccio tre camicie, tre belle camicie, fai bella figura. Qua poi vengono tutte alberi sopra questa montagna, tutte alberate. Qua viene l'osteria, a lavandaio col cacciatore, ti piace per esempio, ti piace? No. Devo comprare le cravatte, tre belle cravatte, te le scegli tu stesso. Sei fazzolette, ci vogliono i fazzolette per il raffreddore, come ci vogliono. E per Natale ti regalo 1000 lire, così se devo offrire qualcosa a un amico di queste giornate. Qua poi ci faccio il laghetto, faccio il laghetto col pescatore e con la cascata d'acqua che viene dalla montagna, con l'acqua che scorre veramente. Già, l'acqua che scorre veramente. E poi metto l'intero prisma dietro con la cannola, apre e quello scorre l'acqua. E viene bene, ti piace? No. Ma faccio capire, ma come si può essere così selvaggio? Ma come? Il presepe che è una cosa religiosa. Una cosa religiosa con l'intero crismo dietro. Ma che significa che c'è l'intero crismo? Quello non è finito ancora. Come puoi dare il giudizio se non mi piace? Non è finito. Ma anche quando è finito, non mi piace. E fatti.
Via! Via! Me ne vado! Esce di casa mia e non ci metterò più piedi! Me ne vado, me ne vado! Ma quello non mi piace, ma deve piacere per forza! Ma te ne vai, in casa mia non ti voglio dire! Me ne vado, però il presepio non mi piace! Ma lavora e mangi, perché qua non ci metto più piedi! Me ne vado! No! Come mangia? Ah, tu zuppa e latte e poi me ne vado! Ah, così! Cioè, questa è un'altra tortura mattutina. Domani è vigilia, poi vengono questi giorni di festa, dobbiamo mangiare molto per fare onore. Oggi ci dobbiamo mantenere leggeri. Sai che può fare? Tanto tempo che non lo fa, un po' di brodo vegetale, con quelle verdure, quelle che tu lo fai bene. E 300 grammi di tubetto. A me i tubetto non mi piacciono. Tu te ne devi andare, sono tubette che non ti riguardano. Eccolo qua. E senza fitte, so io i soldi che se ne vanno in questi giorni di festa. Ecco, 700 lire per mangiare e 500 lire ti metti in da sacco, ti possono servire qualche pastore, un po' che cosa. Non mi distrarre. Ecco fatto, l'ultima colazione nella casa paterna. Vabbè, questo padre snaturato, cacciatevi dal focolare domestico proprio nei giorni del Santo Natale. Vabbè. So io quello che devo fare, mi trovo un lavoro, e qua non ci vengo più. Ma che stai dicendo? Che sto dicendo? Lo vedrai, la tua creatura non la troverai più. Fai conto che la tua creatura non è mai esistita, è sparita. La figlia dà 500 lire a cancò. Ma come, che ladro! Dentro all'occhio. Ti piglia da 500 lire, eh? Vabbè, basta che te ne vai, te la benedica, l'ultima 500 lire, ma non metterò più piede in casa mia. Vieni, vieni a casa, belle mamma, vieni a casa. Madre matricola. Ma si può sapere che è successo? Io l'ho detto, chi lo paura di mangiare torna una da volta. E chi l'ha detto che se ne va la cazzo? E questa dovrebbe fare, basta, io non voglio pensare più a lui. Allora. Ma si può sapere che è stato? Con c'è mamma faceva rompere un presepio. Ma se mi volete lasciare in pace? Ma io... Devo lavorare, non posso essere distratta. Ha già fuori presepio. Ma che stai facendo? Cuplei sammi? Mi ha detto due pasture un coppo. Satta buona, con c'è, satta buona. Che fa la spesa, Mamma, mi sto per prima a fare la spesa. Devo fare la spesa, fai tu qua che sto? Nino! Nino! Buongiorno papà! Ehi Nino, buongiorno, vieni! Che sta? Poi, vi fate una davvero questione con due mariti. Insomma, la volete finire, ma la volete finire. Ma dove volete arrivare? Quello ti vuole tanto bene, ti fa passare tutti i capricci, ti tratto come una grande signora. E poi è un uomo serio, quello deve lavorare, quando torna a casa deve trovare la pace, la tranquillità, ma insomma, dove volete finire? Perché vi siete contrastati? Eh? Voi, perché vi siete contrastati? Perché vi siete contrastati? Questo è un altro capolavoro tuo. So, sei più riuscita questa qua. La nemica della casa. Sì. La nemica. C'è che fa. Non c'è che fare. Insomma, io non devo sapere niente. Ma che vuoi sapere? Chi ha sapere? Povero Sebbi, tu. Grazie, povero Sebbi. Vabbè. Tu hai voluto fare tutto in casa, tu sei l'uomo, tu tieni la cassa, tu fai tutto. E questi sono i frutti che hai raccolto. Io mascolo, la femmina è peggio lo mai. Fai, continuo. Però se succedono guai da me non ci dovete venire. Eh no? Perché se succedono guai faccio presente.
Allora, squagliato, se lo piangete voi alle vostre anime dannate. Uno domanda, ma come il padre? Il padre? Fra madre e figlia è un altro linguaggio. Che un amico del proprio sangue si domanda un consiglio, uno si riunisce, parla. È così. Ha già avutato le spalle e me ne sono andata. Oh, mamma mia, ma che si fa? Non lo posso più. È un uomo che mi tormenta con la gelosia. Ma tu, cara mia, mi sta camminando un po' più dritto. Io te sono mamma e tu posso ridere. Ma perché? Che faccio? Ma non mi fate ridere. Il fatto vero è che io sono una stupida, questo sì. Oh. Faccio solamente chiacchiere. Devo fare i fatti e io li faccio. Lo lascio, me ne scappo. Per il signor Nicola Percuoco, urgente. Il nostro matrimonio fu un errore, perdonami. Sono innamorata di Vittorio Elì e fuggo con lui questa sera. Addio, Ninuccia. Ma che si può? E tu, qua moria, figlio, povero. Non posso più. Faccia tosta che si. Dammi sta lettera. Dammi sta lettera, Felipe. Mamma, lascia. Non dammi sta lettera. Un'altra volta che le chiedete, lo c'è pieno, ne più. Ma come, che lo dai marito, che hai fatto uno qualunque? Se non lo volevo bene, ci pensava prima. Ehi, non lo volevo, voi me l'avete voluto dare per forza. E mo' è fatta e non c'è più. Ehi, me ne scappo. Ehi, ti vengo la cosa a e a chi aspettate? A chi aspettate? Fatelo, fatelo. Uccidetemi pure. Ma perché sono stata così disgraziata, perché? Però ricordatevi che adesso non sono più una stupida come prima. Ricordatevi che adesso non potete fare di me tutto quello che volete. E gli ervo sognerve in un equilibrio. No. Come sto come che gli ervo scazza tutta. Basta! 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 Niente, niente. Come niente? Capare casa micciolo, niente. Che ha dato l'ordine? O presepe, chi è? Chi ha spazzato o presepe? È stato figlio, dai, pigliatelo voi. Ma ci ha pigliato con te. Ecco qua, con non c'è, tu sei la nemica della casa. Questo sai, tu non hai saputo fare mai. No, questi sono i frutti che hai raccolto. Va, buon mascoliati. Hai manicetti. Sempre con me. Non lo pazzi più. Marito distrutto. Marito, figlio, parente. Non lo pazzi più. È morta mia moglie. Mamma! Ma no, fa la grazia! È morta mia moglie! Pasquali, sta morendo mia moglie! Accendetela con te, la Vergine! Accendetela! Mamma mia, una cosa! Tiglio la sede! Si andrà a stare pranzo, qua sta in domo! Ma non impressionare, non c'è niente! Non c'è, sta morendo moglie! Ma no, mamma, grazie. Accendete le candele. Con c'è, parla. Con c'è, parla. Con c'è, di qualche parola, fa un discorso che si capisce. Ecco qua. Con c'è. Ecco la cena. Non rispondo. Ecco la cena. Accende le candele. Sì, accende le candele. Poi. No, lascia stare, aperto gli occhi, non accendere. Ah, no, non no. C'è bisogno. Ma non c'è, ma che è stato? Niente. Ma così, tutta sì, ma che è stato? Niente. Ma si può sapere che è stato? Niente. No, è inutile che domande perché non si può sapere niente, questo è un mistero. Lo carino, Questo. Tuo figlio si è rubato pure il bretello. Aspetta, Allora, figlio della cinta mia. Ma come si deve fare con questo benedetto figlio? Come si deve fare? Come si ha da fare? È ladro. Sì, trovate una camera mobiliata sì, e battete. Sì. Non voglio un responsabilità. No, me ne vado, non si può vivere così in casa, no, capirà? Esatto. Che aspetta, che hanno giorno andato che mi sarà proprio a me. Io tengo un suono pesante. Beh, io me ne vado di là, sto in camera.
non ti preoccupare. Una cosa, auguri, auguri. Se mi vuoi sto dentro, Lugari. Come ti senti, Lugari? Non vado meglio, Lugari. Cioè, non mi fa mettere paura a me. Avrei come hai fatto brutto. Cioè, qua siamo rimasti a te solamente, capito? I figli non è diretto. I figli, tutto quello che fai è perduto, e si vede la riuscita che fa. Cioè, lui si muore, muore pulisci. Ma sai meglio, eh? Ho messo da fuoco presepe, no, da ora. Papà, avevi pensato presepe? No, già fai. Ah, forse, state vicino a tua madre che mo vado a vedere io. Chi è? Grazie. Mamma, tu mi vorrei morta a me. Ma come tu scrivi della lettera? Tu lo sai che tuo marito è un uomo positivo. Se quella ha la certezza di una cosa simile, che le dà giro? Senta, mamma, giuro che la lettera non ci ha mandato, che faccia la pace con tuo marito e fornisce sta storia. Tu giuro, mamma. Un svenimento, prima che stiamo morendo. Mi devo credere, ma vedi come ha fatto Bruno. Quella è debole, quella è così. Non bisogna di grossa, ma è debole, allora devo fare una cura. Ecco, deve fare una cura. Devo fare una cura. Sì, fate, fanno così. Come? Che è stato? Un giramento di capo. È stato un giramento di testa. Ti spiace, mamma, sei... Ma io avevo capito che eravate contrastato, che ci sta arrivando in uccio tutto arrabbiato, capisci? Ma non ho potuto sapere la ragione, perché vi siete contrastati? No, niente. Questa è una società, ma insomma, il mafallopera, insomma, ci dobbiamo contrastare come due ragazzini. No, però, ma come il mafallopera? Insomma, io sono una persona seria. Questo dico. Buona estate, non malintesiamo, facite pace. Scusatemi, ma io per me sono pronto, ma che la S non la potete capire in nessuna maniera. Avanti, niente. Non mi fate sentire novità, fate pace, avevo voluto arrivare. E Don Masino, buongiorno. Oh, quello qui. Tu sei tornato. È finita la superbia, eh? Faccio prima Natale e poi me ne vado. Lo sapete, con io sono stato disgraziato con i figli. L'uomo mascolo è peggio della femmina. Colpa tua, non ti arrabbiare, fa venire esperimenti. L'ha fatta passare tutti i gravicci, sai. L'ha vezzeggiata troppo, ma la femmina, Ninucci, c'ho anche colpa io, sai, la figlia femmina, insomma, io ci ho tenuto un occhio particolare, che... vuoi sapere quello che è costato quella là, per crescere quella là quando è un bambino che ebbe il tifo, ebbe la malattia, il tifo nella pancia, qua, nella pancia proprio, Poi in seguito tutte le cure per rimetterla, insomma, che era debole, capisci? Poi quando ha cominciato a studiare, perché quello ha studiato, il maschio, no, quella alfabetica, la femmina, quella leggeva romanzi, sotto letto, pieni romanzi, sopra i mobili, ma quando è stato? Abbiamo venduto un cesto proprio di romanzi, di quei gialli, abbiamo venduto i gialli. Sì, i romanzi gialli. Sì, che poi quella l'aveva abbandonato qua, abbiamo venduto. È romanziere, quello è romanziere. Sì. Ha tutte queste idee, diciamo, che io mi spiego a modo mio. E poi altri dolori, altri dispiaceri in seguito, quando ti presentaste tu per il matrimonio. Lo sapevo. Nicolì qua si avvicinava il giorno del matrimonio, si piangeva dalla mattina alla sera. È un lutto in questa casa. Ma viene Nicolì, ma sapi. Un lutto. Addirittura sposavano un delinquente. Nicolì, ma che hai capito? No, io voglio bene. Io parlo sempre di te. Io ti stimo perché tu sei un grande lavoratore. E devo avere la ricompensa dal cielo perché quando si lavora tu lavora che poi vedo che hai la ricompensa. Tu ti sei formato da sé, però non devi venire a centenaria di operaio. Che significa?
Dico, è vero che si piangeva perché mia figlia se ne andò. Perché tu volesti mettere la casa per conto tuo e noi volevamo fare una casa sola, tutti insieme. Capirete, papà, ognuno ci tiene, no? Alla propria famiglia, alla casa. Ma pensa, un padre e una madre che si vedono togliere la figlia. Io ancora ci penso. Ma... ti potevi sposare a quello, io ti facevo una statua d'ora. Già. Una statua d'ora. E io mi sposava a Is. Sì, perché no, dico, se tu eri femmina. Io non me lo sposavo. Cioè, io come sposavo a te. Ma allora, E stivo frisco tutto quanto, stivo. Perché stivo frisco? Se tu eri femmina, io come padre ti dicevo sposo da Nicolino, tu te lo sposavo. Io non me lo sposavo, perché? Se tu... Ma papà, tieni. Sei femmina tu? No. Non sei femmina. Se tu eri femmina, vabbè, io ti dicevi sposo da Nicolino, tu te lo dovevo sposare. Io non me lo sposavo... Non è il mio tipo, ecco. Ma voi avete facito, mamma, lasciate stare. Mi devo contraddire pure con le cose impossibili, Hai capito? Ho capito, quello è carattere, è politico. Allora, ma è bello che hanno parlato, io mi scostumato e disgraziato. Fate pace, avanti, non mi fate servire nulla. Nicolino con la pettola fuori. Ma sei proprio screanzato. Galina che la mette là fuori. Io pure l'ho visto, non ho detto niente per educazione. Si chiama in disparte, si dice, sento lei, c'ha la pettola da fuori. Sì, è la stessa cosa. Ma stai zitto, signore, proprio criato. Distratto. Quando è uscito appresso, la moglie si è vestita in fretta, avete litigato a prima per me. Io devo stare tranquillo, devo avere la sua pace. Hai capito, sì o no? Basta, non ne parlate più. Sono sciocchezze. Domani sera quando venite qua, è quella santa giornata, la vigilia, è tutte le feste. Questa mia moglie ha fatto una spesa per il pranzo per tutta la settimana, fino a Capodanno. Io ho comprato 4 aragoste, domani ve le mando. Io volevo fare un po' che spese, ma scengo in un momento. No, no, cara voi, non c'è dove morire. Che la mossa di male scenda. Guardate poco a poco scendo io. Ma dove vuoi, Lucariero? C'è un momento, io vengo vicino. Ma lasciate stare, ci penso io. Vi mando io tutto per un giovane Romi, io vi mando di cose. Sì, ma non esagerare, io lo saccio come fai tu che mando tanta roba, è inutile. Vengo questi giorni, vogliamo stare... Ma fa piacere perché a me non mi riposto un po', non mi fido manco in un poco di brodo vegetale. E 300 grammi di tubetti, che la mia figlia sa... Le verdure che ci vogliono, no? Il brodo vegetale. La cipolla. Oh, ma che dovete fare sul brodo vegetale? Io mando una bella gallina, ad un bel brodo. Sì, no, la gallina è un brodo sostanzioso. A me non mi piace, un brodo grasso. Lei fa il brodo leggero, che uno si rinfresca. Quelle verdure che a mia figlia sa che ci vogliono, cipolla, un sacco di odore. E 300 grammi di tubetto. Ma niente a fare. Ma no, voi vi dovete sostenere. Voi mandi una bella gallina. E io mi faccio il brodo vegetale. Ma dopo pure. Arrivederci. Scusa. Ma sì, io non so perché vi siete litigate, diciamo, perché a me quella mia moglie mi mantiene alla scura. Ma capisco che, insomma, quella ti dà i dispiaceri, che tu sei un uomo serio, insomma. Li vuole bene, Nicolino, li vuole bene. Io devo sapere che se io dovessi morire, anche l'età, anche mia moglie, devo sapere che rimane in mano a un uomo che va bene, che la stima, insomma, ci fa una guida, se no i muori dannati, quelle minucce alla luce degli occhi miei. Li vuole bene assai, Nicolino, assai. Ma io le voglio tanto bene, però. E tanto bene. Grazie. Tanto no, grazie. No, è solo io che vi devo baciare la mano a voi per il rispetto che vi devo. No, lascia. No, lascia baciare la mano. Sì, ma ecco tanto. No, sì. Nicolì, se ne caro cazzoli. Lasciate, ma è stato così. Quello mi ha scassato mezza cosa. Guardate. Vabbè, voi fatemi una nutarella, ci penso io a tutto. Questa è tutta roba. Come si, stato buono. Arrivederci. È meglio che se è rotto, che si toglie di mezzo. È meglio. Nicolina? Nicolina? Ah,
Questa è roba tua. Roba mia. Comincio. Sì, sì, è roba. A domani. Sì, eh? A domani facciamo una bella vigilia, grazie di Dio. È tutto le feste. Stratta boh. Non siamo un'altra. Mi è venuto sconfitta. Ma che dici da fare? Io faccio tutto cose. Ma capita sapere, capita sapere. Io sono una povera matta. O cielo mi ha voluto castigare con un marito che non ha saputo e non ha voluto fare mai niente. In 25 anni di matrimonio mi ha ridotto uno straccio. Ma consumato. E che so ciò che è una volta. E se non era per me, chissà quanta volta sta casa si arriva sotto in coppia. Io e mia moglie lo diciamo sempre, voi dovevate nascere col pantalone. Ma hai diritto a una cosa santa. Sì. Vedete, se a quell'età si mette a fare ancora un presepio. Sono chiuso per le ricere, ma cosa fai a fare? Voi capite, Raffaele, noi non teniamo creature. Ma pare una spesa, una perdita di tempo inutile. Sapete che mi ha risposto? O faccio per me, ci voglio scherzare io. Che ne volete sperare? Poverito, ma è uscito. Come correva, l'ha già incontrato? È andato a San Biagio dei Librai. Dice che doveva comprare certi pastori che si sono rotti. Voi potessero stare in pace e lancio. La figlia vostra si è sistemata bene. Tu Masina verranno pochi pensieri, vabbè. Posso tutto un po' mascolo. Se capisce, giovinotto, fa qualche pazzia, ma è l'età. Tutto perdonabile. Raffaele, vai a sta casa, è mio marito. Ci vuoi pazienza? Che volete fare? A figlia vostra fa Natale con voi, sì? Beh, si capisce. Stasera vieni insieme al marito, mangiamo. E poi insieme andiamo alla messa di mezzanotte. Per 100 anni, ecco, buona salute. Grazie, Raffaele, pure a voi. Siete rimaste contente dei capitoni? Sì, sono bene. A me mi fanno schifo. Lucariello in giava pazza. Tanti auguri. E se avete bisogno di me, chiamatemi. Grazie, grazie. State voi buono, Raffaele. Ma basta, mo. Ma mi sono scocciato, mo. Sta storia da fornì! E che deve essere una cosa? È sparita un'altra 500 lire. Ma che fa a rubare? Io per guadagnare 500 lire devo cercare a fare un numero la mattina a sera di entrare in un bancolotto per una settimana intera. Che porcheria è questa? Ma stavolta lo trovo, Mariola, stavolta lo trovo. Perché ieri fece un segno sopra tutti i soldi. Una cosa, se trova 500 lire che la croce sopra, mi faccio attaccare a pazzo. Ma chi volete che sta pigliando sta 500 lire a vostra? Quella è Nannilla che fa sti scherzetti in casa. No, ma sta liberato come parla. Nannilla è un'area dentro la casa, non mi do. Quello è un brigante. E non capisco, voi lo difendete pure. Ma vedete, quello è mio nipote. È figlio di mio fratello, posso volergli male? Certamente che no. Ma è questione che diverse volte l'ho trovata con la mano in da sacca, non è mio. Ma chi le va di quando coppia l'apposilla? Voi qua l'apposilla mia di condanna. Ieri non ha confessato che si è venduto cappotti e scarpe mie. E quello fu una combinazione. Ah, voi mi hai chiamato combinazione? E va bene, come volete. Sì, è come vuoi. È così. Ma vediamo. Tu stai un poco con me che poi te ne va. Bella mezz'oretta. Voi che hanno messo bella mobile. Oh, no. Mamma, qua sta l'amico mio Vittorio. Buona. Buonasera. Beh. Buonasera, zio Pasqualino. Buonasera. Tu ti sei rubato la 500 lire mia sopra la colonnetta. Confessa. Io? Quando mai? Non negare. E poi la 500 lire. Non mi ha mai niente, insomma. Dammi la 500 lire, se no ti tosse che una tavola. Ma questo è trattato così davanti agli amici. Non ti ha guagliato. Poi la 500 lire. Ma non mi ha mai dato carissimo per niente. Mamma, facci di chiagnere che lacrime. Ma sta poverano mettiti. Mamma, e solamente tua madre si può commuovere a questo pianto di sciacallo. Quello minaccia. Io sono tuo zio, fratello di tuo padre. E mo che bene si dica tutte cose. Cosa 500 lire? Ma venite buoni, fosse caruto in te. Una cosa ci ha fatto la camera spingola spingola, non c'è niente. Eppure voglio accontentare. Ma capire un'altra volta. Sposti i mobili vicino al muro. Però ci vengo anch'io. Perché hai paura che se trova 500 lire dico che non l'ho trovato? Non lo so, non so. Ma io devo stare presente. State presente. Io sto presente. Qui. Perché se si trova la 500 lire, te lo giuro, sull'anima santa di mia madre. No, quella è viva, dice, sull'anima santa di tua madre, quella è viva. E più che l'anima la tengono solo i morti, la tengono. Te lo giuro, sull'anima viva di mia madre, mi metti in mano all'avvocato. Senti, io ti faccio un altro giuramento, un giuramento sacro che non ho mai fatto in vita mia.
te lo giuro, sul direttore del bancolotto di Napoli, che se non trovi 500 lire ti faccio fare Natale a pronto soccorso. E mo vediamo. E mo vediamo. Sposti. Tanto non le trovi. Se capisci, te l'hai preso tu, come tu. E mo vediamo. Piano piano. Sposti. Sì. Donna Concè, ho fatto proprio male a salire. Voi ve ne dovete andare. Più tardi viene mia figlia col marito a fare Natale con noi e non ci vogliamo amareggiare la serata. Ma perché? È inutile che facci tu scemo. Adesso a mia figlia la sorveglio io. E poi state per accorto perché mio marito sa tutto. Sa tutto? E per una lettera che mio marito senza sapere niente consegnò in mano a lui. E so io che ho dovuto fare per far pagina da volta. Le mie lacrime. Donna Concè, io la figlia vostra la voglio bene. Oh, maronna mia, che le mo dice in pace? Come se quello non fosse un paretone. È sposato, volete sapere, sì o no? Ma voi a chi siete venuti a guaio? Ringraziata a Dio che non tenga a nessuno, sono sola. Mio marito è come se non lo tenesse. Mio figlio non ne parlamo. Perché se tenesse una tomba vicina, a che storia sta storia sarebbe già finita. Vabbè, donna Concè, non vi amareggiate, me ne vado. Voi non sapete quello che stiamo soffrendo io e vostra figlia. Non ne vo bene, marito. Non ne vo bene. Oh, vo bene. Non ne vo bene. E voi ve ne dovete andare subito. Uscite immediatamente. Va bene. Non ne vo bene. Ma voi venite lo pure. Noi dai massi tutta questa gente. Devi uscire? No. No? Perché hai aperto la porta? È così. Eh? Come così? Mi credo che hai tuzzoliato. No, io non ho tuzzoliato. Perché hai aperto la porta? Hai pensato che io stavo arrivando? Era sembrato, sì. Hai pensato che io arrivavo? È vero, hai aperto la porta. Sì. E io sono arrivato veramente. Telepatia. Già. Telepatia. Sai che significa telepatia? No. Quando io non busso e tu apri la porta. Chi è? È un'amica di un masino, ma se ne stava andando. Andata. Aspetta, mo sono arrivato. Siccome se ne deve andare. Pare che devo cacciare la gente. Bravo, siete amico di mio figlio. Sì, lo vedo spesso. Bravo. Mi fa piacere che mio figlio tiene un'amica, anche signorina. Si vede, il signore tiene i guanti. Che piacere. Bravo, Luca Cupilla. Io sono il padre del figlio. Sì, Vittorio Elia. Vittorio Elia. Elia. Vittorio Elia. Bravo. E io ce lo dico sempre a mio figlio di scegliere gli amici, perché alle volte un cattivo amico può guastare la pianta giovane. È andato, certo. Perché si fa tardi. Sì, buonasera. Sì, che cos'è? Hai dato un bicchierino di rosolio, sai, una tazza di caffè? No, non ha voluto. Una fetta di dolce, no, di questa ci sono i dolci natalizia. Sì, natalizia. Sì, lo so, ma scusate. Non volevo. No, grazie. Il presepe l'avete visto, no? No, veramente. Non me l'hanno fatto. Non ce l'hai fatto prima. Lucare. Ti vuole stare caccia fatta a fuori. Sì, ma metti ma qui. Vedi. Visitate. Ecco, vedete. Ecco. Questa l'ho fatta tutta io, sana. Senza l'aiuto di nessuno. No, anzi, contrastato in famiglia. Quando viene Natale, se non faccio il presepe come fosse un cattivo augurio, abituato che la buon'anima di mio padre la faceva per me e mio fratello quando eravamo piccoli, poi l'ho fatta io per i bambini miei, adesso mi è rimasto questo, diciamo questa cosa, che quando faccio il presepe, come diresti ancora i bambini miei vicini, è bello, eh? No, dicevo, tutta quest'erba, quest'erba qua l'avete messa voi. Qual? Tutta quest'erba l'avete messa pure voi, dico. L'erba? Sì. Sì, io l'ho messa io. Sì, anche la neve. Sì, anche la neve, quella è bammacia che si mette così, ho capito. Si fa fiocco. Bravo, eh? Bravo. Come c'è? Si può fare che la prendi in giro? Va. E si capisce? Non si capisce, io scosso un piatto in faccia, come si promette? È un ragazzo vicino a me, ma non vi piace?
Sì. No, lo potete dire, senza... Mi piace. Non è che devo piacere per forza. Poi, per esempio, non si fa solo in casa mista, sì, in tutte le case c'è il... È bello, sì, insomma, sì. È una cosa... Adesso sono andato a San Biagio dei Librai a comprare i pastori, i Re Magica. Sì, quando ho aperto le scatole per preparare, che io tengo tutto conservato per il materiale che mi serve, sennò costa poi ogni anno, che ho trovato un regola caparuso. Allora l'ho cambiato tutto quanto, sennò pareva brutto, un re nuovo e due vecchi. Ho cambiato tutto quanto. Guardate, questo l'ho scelto in mezzo a centinaia di pastori, faceva un freddo, sono messo là. Guardate le faccine quando sono. Le faccine. Veramente, sono tuttora. Veramente belli, veramente bellissimi. Questi li avete scelti pure voi, sì. Sì, l'ho scelto io. Bravo, bravo. Bravo. Voi siete amiche di mio figlio, abbiamo capito, va bene. Minucci col marito sono venuto, no? No. Non ancora. A quello mo vieni. L'altra figlia mia, tengo una figlia femmina, sì, anche maritata, che stasera viene qua a fare il Natale con noi, la vigilia e poi tutte le feste. Perché quando vengono queste feste ricordevoli, diciamo Natale, Capodanno, Pasqua, è vero, noi ci uniriamo. Ieri è così che non, mia figlia non abita con noi, no. E quella, il marito ha messo la casa, una casa bellissima, sta bene il marito di mia figlia, Nicolo Percuoco, ecco, ha messo una casa che è una cosa. Quanto è bella la casa di Minucci, camera da pranzo, cucina, salone, camera da letto, la cucina che è una cosa, io quando vado a dormire mia figlia che mi invita sempre a pranzo quando fa pisella con la pasta, che a me mi piace, mi invita, io me ne vado in cucina, perché mi piace, dice ma tu perché vieni in camera da pranzo, io no, perché si vede anche il mare, arrivo poi elettrico, tutte le fornelle che si tocca un bottone, frusa, poi le cose che le chiavette si apre, che macinano le carne, si immaginano i caffè, l'elettrico, le cose per il freddo, le sedie elettriche, ma belle, e il salone, eh? I tappeti, i quadri, l'argentarina che ci sta là dietro, ma è quella spesa denaro, non vi dico, ma li dicono sempre, mia figlia con il marito, beh, volete fare, quella sta bene, è frabbricante di battuna. Tiene una fabbrica di centinaia di operai con lui che si è formato da sé. Fabbrica in battuno, questi battuno qua fornisce la provincia, anche adesso tiene commissione anche fuori a Milano, che ha fatto i rapporti, capisci? È così, ma mese e mese non ci vediamo. Perché lui lavori, anche io adesso perché sono questa serata di festa, sennò io per carità. La mattina con l'acqua, col vento, qualunque tempo, io sto in tipografia. Ah, siete tipografo? No. Sono... Che sono? Sono... Non che faccio proprio le cose di tipografi, no. E quello è il posto di mio padre, la buonanima che è morta, di mio padre. Il padrone di tutto, capito? Dice, è il padrone, che disse tu devi avere tua padre, che è stata di tanti anni, adesso tu devi, e io sono adesso là. Uomo di fiducia, uomo di fiducia, cioè, qualunque somma, che tanti anni sperimentate, io ho la borsa di pelle, la borsa, poi ho le chiavi, la mattina apre, la sera chiudo, se non apro come entrano, io devo, io
E così dicevo, mesi e mesi non ci vediamo. E allora quando vengono queste feste, diciamo Pasqua, Natale, vengono e mangiamo insieme. Facciamo Natale, ci unimmo e mangiamo. Ho capito. Bravo, Tommasino è venuto, no? Sì, sta in da camera con tuo fratello. O qua l'ha perduto 500 lire e dice che se l'ha pigliata nel Nilo Nostro. Mi pare difficile, qua sparisce il denaro, che è una cosa che io non mi faccio capace. Ma se lo colgo a Tommasino, prendo un provvedimento definitivo. Definitivo, perché, sì, perché l'altro no. Perché noi dopo siamo mangiati. Stavi proprio ragione. Questa! Vediamo come ti fate questi capelli. Quello, guarito, il tuo figlio si è rubato 500 lire a coppa con un mezzo. Non è vero. Non mi fido più con tutte e due, poi. Non mi fido più. Pasqua, tu hai torto. Io sapevo. Perché sì, hai torto. Perché non si può accusare senza, diciamo, che di avere la prova irrefrenabile del reato. Io conosco. Non si può dire. Non si può dire. Che sì? Non si può dire. Ci sono io qua, me l'hai detto, adesso vediamo. E io ti do la soddisfazione. Vediamo. Stiamo qui. Devo essere trattato come un ladro. No, è quello che sei. Deve essere. Ben niente. Piano. Capito? Niente. C'era un giuoco, niente. Che non c'è niente. Non c'è niente. Beh, va, a mano allo. Fa fredda, già tenere la manina. Ma come si deve fare con te? Ma che sei un ragazzino? Che figura fai in presenza dell'amica, caro? Vabbè. Ti piace il presepio? Eh? Ti piace? No. Qua sta a 500 euro. Ah, ecco. Io lo sapevo. 500 euro. Io lo sapevo. Ladro. Ladro farabutto. Ladro. Questo è. Guarda, il segnale che ci ho fatto io. La croce. La croce c'è. Hai capito dove siamo arrivati? Hai visto. Quello ci ha fatto il segnale, non lo puoi negare più. Questa è la prova irrefrenabile. Questa è la prova. Bella figura in presenza dell'amico. Farabutto. Pasqua, qua c'è la stella che ci fece io. Qua, dove? Qua, oi. Siccome sparivi il denaro, io segnai questa 500 lire per vedere se potevo trovare il ladro. Aspetta un momento. Allora, tu hai roba a me, se hai roba a te. Ma no, sarà stata una... È mio, questa è mia. Sì, vabbè, ma sarà stata una coincidenza. Guarda, tu ci hai fatto la stella. Io ci ho fatto... A posto, guarda, me ne so chiudo di lei, perché la scuola lascia stare i soldi miei. Se ne tengo poco, Dio lo so. Ma, chissà. Un uomo anziano, che sa che cos'è, Pasqua? No, ma è la sua combinazione. Non lo posso dire niente, chi le dice pure così? Pasqua, trovate una camera mobiliata. Ho già messo spirito. Dobbiamo disporre della camera. Sì. Non per cattiva volontà. No, che c'è? Andate, no. Vabbè, è Natale. È Natale, non ne parliamo più. Non lo fare più. Non lo facciamo più. Scusate, io tolgo il fastidio, me ne vado. Allora, buonasera. Sì, andate. No, aspetta, state andato poco con noi. Devo andare. Andate in famiglia, dove lo passate il Natale? No, io sono solo a Napoli, la mia famiglia sta a Milano. Che vi devo dire, adesso me ne vado in una trattoria, poi mi ritiro. Ma è restato a mangiare con noi. No, ma... Che sta, dai, allora. Conci, scusate, dove si scende? Io soffro con Irina, proprio da... Ma... Gente sta zitto, faccia la miseria. Il mangiare ci sta in abbondanza. Il signore mangia poco. Solo a pensare che voi di questa serata per andare in una trattoria siamo napoletani, questo che cos'è? Mi mettete in malinconia. No, quello mio fratello ve lo dice con tutti i signori. Dovete non mangiare. Ho capito io. Essere che siete amico nostro. Siamo più allegri. Poi stasera si fa una tombola. In famiglia. Ah, era lì. Questa è Minuccia col marito. Ma sì, apra la porta. Apriamo la porta. Entriamo.
Alberto, auguri, a Luca, auguri, grazie, grazie, anche a voi, grazie a tutti. Come l'abbondanza, è l'abbondanza che viene in casa mia. Facciamo una terra. Ma che male, è possibile che quando viene uno in casa devo passare la visita tu canale? No, stai mettendo qua, mi vendo capo. Ma non guarda, devo dire. Impressione subito. Si Pasqualino, Bagolotto come va? Bene. Sai, questa è una giornata di punta. Allora, gente, gioco con la speranza di vincere e fare Santo Natale con loro. E allora ci siamo tutti. Sì. E quello poi dopo la messa di mezzanotte, scende anche Pastorello con la moglie. L'avvocato con le figlie. Facciamo una bella tombola. Sì. Ci dimenticavo, c'è sta pure un amico di mio figlio. Che teneva la famiglia a Milano, dico, meglio che non venite qua, stiamo più allegre, è giovanotte, ma pulito, amico di mio figlio, ma signorina. Signor. Sì. Sì, tieni quanto. Sì, ho vinto. Perdonate, vi volevo rappresentare mio genero, Nicolino Percuoco, Vittorio Ilinia, amico di mio figlio che tiene la famiglia a Milano. Questo è Nicolo Percuoco, fabbricante di battone. Che tiene centinaia di operai e di operaia si è formata da sé. Se va così. Tu non ne sapevi niente, beh. Non lo sapeva niente. Aia! Statto ferma che mi fai male. Che state, ne? Niente, niente. Ma che state? Niente. Ma che state? Guardate, hai sempre. Ma è suriato, guarda la gamba. Guarda la gamba. Quello che quando ero bambino, i medici ci volevano fare quella gamba, quella malattia di gamba. Che è nervoso, capisci? Voi mi darete soddisfazione. Di che cosa? Voi lo sapete meglio di me. Mi attribuite un potere divinatorio che non posseggo. Ad ogni modo, più tardi ci spiegheremo. A vostra disposizione. Queste sono i tre mance. Gaspare, Melchiorre e Baldassare, voi l'avete visto, eh? E che fa? Mangiano con noi qua? Sì. Tu stai distratto. Perché? Andiamo. Ma che? Pasqua, la gente Casalini e Baggi, Gaspare, Melchiorre e Baldassare ci mangiano con noi. Ehi, stai non ti vedo di quell'umore, diciamo, ti sei turbato. Io ti conosco. Ti sei turbato. Hai fatto un'altra volta questione con i nucci, un'altra volta. Ho detto, fanno sempre questione, vorrei mangiare, è sempre là, che la mia figlia fa trovare la verdura, che dice che lui se no fa la pancia, e lui mangia la pasta, e io lavoro, dire, come fa la verdura, come si può sostenere, poi lui mangia di nascosto e quello di noi, che lo fa per bene tu, che fa, devi mangiare dei maccheroni, le mangiare, fa una volta. Vi sbagliate, perché mai come adesso io vedo che c'è un accordo completo. A noi ci fa piacere, no? Per me è un piacere, vuol dire che è stato in pace, lo volete bene, c'è la pace, la tranquillità in famiglia. Che bello trovare. Io l'accordo, io pure faccio sempre questione con mia moglie, ma poi ci vogliamo bene. Certe volte si sente gridare al primo piano, giù dal portiere. Ma figurati, questione così, senza, diciamo, odio. Ma poi parlate male di me, a mia moglie, ma quello vi ammazza. C'è l'affetto, ci siamo uniti, capisci? E così ho educato anche mio figlio Tommasino, tu lo sai. Aia!
Ma che fa? Ma dallo! Ma guarda, stava la mosca in capo a San Giuseppe, ci stai. A dicembre la mosca in capo a San Giuseppe. Guarda la gamba, guarda la gamba. Guarda la gamba. Quello è nervoso. Guarda, non è tuo, non ti piace il presepe. Che ci vai a fare vicino? Così pazzo. Leva. Sono queste cose di dispetto che come spirito diciamo di contraddizione. Contraddizione. È superuno, che lui è superuno, che a loro piace il presepe, perché a poi lo va bene alla famiglia, vuole bene il padre e la madre. Ancora oggi è un giovanotto, quando viene Natale, Pasqua scrive la lettera alla madre. E io voglio che devo fare così perché. Per la madre si deve avere sempre il stesso rispetto, anche se uno è vecchio. La madre, per la madre, per carità, la madre. E scrivo la lettera. Ma non arrivo lì, che è? Ma siete voi? E lui papà a casa? No, niente. Ma non piccere da quello. No, lasciate stare. Che dici? Io stavo sopra a pensiero, ma chi siete voi? Che volete? Dico, siete voi? Io? Siete voi, dico. Che volevate qua? Ma che sta? Stai nervoso? No, sto così, papà. I nervi anche tu? Sì. C'ha la gamba anche tu, eh? I nervi, sì, sono un po' seccato, sto per te ragione. No, ti volevo... Di che? Ti volevo far sentire... La lettera, sai quello, ma qual lettera? La lettera di Natale che hai scritto un poco di soddisfazione. Quella... Senti i sentimenti. Hai scritto la lettera, eh? La lettera. Nicolino vuole sentire la lettera. Fai sentire la lettera a Nicolino. Ma la stessa l'anno passato. L'anno scorso non c'era Nicolino, che significa? Quella non ne avevo sposato ancora. Senti i sentimenti. Che la mamma non sente che la sta cucinando, non sente niente. Ma è possibile che ogni anno c'è una santista la tania, poi? Ascolta, se non ti fa piacere, te lo in capra tua. Lascialo fare. Cara madre, tanti auguri per il Santo Natale. Cara madre, nata a voto, che? Nata a voto, ma lascialo. Cara madre, da oggi in poi voglio diventare un bravo giovane. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami a maglia, camicia, faccio... Pasqua! Tu lo vedi? Chi lo darà per la capa, tu hai capito? Mamma mia, quello mi stava mandando all'ospedale su delinquente. Ma è colpa tua, papà? Ma è colpa mia, non lo sai che è nervoso che tiene la gamba. Lo sa, città, raga. Che ci ho detto? Una parola. Ma però, stai zitto, vedi che è una soddisfazione da quello che volevo. E legge, Senti un bambino di lui. Io senti tu, legge. Tu voglio sentire. Ma guarda, stai zitto, Pacio, noi dobbiamo mangiare, hai capito? Piatti che ce ne sono poche, non è che vogliamo rompere piatti. Hai scansato, ma è un miracolo. Andiamo. Oh. Odde. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami un bel regalo. Questo te lo dissi l'anno scorso e questo te lo dico anche adesso. Cara madre, che il Signore ti faccia vivere 100 anni assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino e a me. Cara madre, voglio fare una domanda. Ho capito, io ti ho capito, ma è meglio che andiamo avanti. No, ecco, se allora se hai capito un momento, ma non hai risposto. Allora io non conto, di che cosa? Che non hai creduto di mettere pure a me nella lista della salute. Allora, secondo te
Io non esisto, eh? No, non posso. Come non puoi? Lascia stare. Ma che lascia stare, lascia stare? Io sono lo zio. Ma non metti pure a me. Non posso. Perché non vuoi? Non c'è spazio. Tu dici che ci voglio cazzo, ma non c'è spazio. Vuoi tu mettermi pure a me? Voi capite perché pure a me? Sangra la marina, ma di che si mi sangra 5 minuti? Mi dà la forchetta in cervello. Ma le faccio bene i numeri in due quartiere. Non so che Natale. Ma ce l'hai chiesto per Pasqualino? Ma tu vai sul serio? Sì, sul serio. Non stai scherzando? No, scherzando. È sul serio? Sì. Ma allora si scende. Sono così, ma la forchetta fa la minaccia, ragazzo. Ha ragione nostro padre, che lo chiamavo figlio mio, diceva su a casa subito si accende. E mio figlio, accende più. Ora, come voglio, da accende. Come prego. Arriva. Ma non capisci? Io voglio sapere una cosa da te. Avanti. Da uomo a uomo. Oi, da uomo a uomo, come si chiama? Sì, sì. Se questo ti segna nella nota, tu veramente cambi cent'anni? No! Oh, e allora? Ma è per principio! Il si manda a mettere pure a me, se la sangue la Maria! Stasera mi gioca la libertà! Vabbè. Segna 100 anni anche a zio Pasqualino. Ma perché? Segna, guarda, se no stasera dove andiamo a finire? Mette 100 anni anche a lui. Ma poi il Padre Eterno sa quello che devo fare. Questo c'è da fare sei! Dai, sei! Mamma mia, che sentimento! Vieni quello che vuoi tu. Vieni dietro gli anni. Attaccato, prova, diciamo la parola, te la letta. Te sono attaccato a queste sciocchezze. L'uomo anziano, vecchio. Mette 6 mesi. 6 mesi, guardate un po'. No, basta 6 mesi. Andare, sia larga, sia larga. No, sia larga. Vabbè, se il cielo ti faccia vivere 100 anni, assieme a papà, a mia sorella, a Nicolino e a me. E 100 anni pure a zio Pasqualino. Però con qualche malattia. Siete cannibali! Cannibali, sì! Questa è la proposta! Mamma mia, gente! La dà risposta! La risposta! Ti ha dato la risposta! C'è donna con malattie! C'è donna con malattie! Tu ride che questo! Va bene! Va bene. Ti vuole bene! Va bene, va bene! Una cazzo! Io poi fra 10 minuti stanno insieme un'altra volta, si mettono a parlare. Questa è come ti dicevo, questa questione così, capisci? Di dispetto, ma senza odio, diciamo, profondo, no, carità. Ci vogliamo bene. E io ogni anno, quando viene Natale, devo fare il regalo a mia moglie. Vabbè, signore, non mi pare che è venuto Natale, mi sembra un cattivo augurio. Ogni anno, per 2 anni fa, mi ricordo un taglio di stoffa che si fece un cappotto pesante, perché aveva bisogno. No, sì. Dunque, l'anno scorso ci fece trovare l'orecchino spegnorato, perché stavo pegnorato, ma tanto piacere, mi sa piangere. Quest'anno ho pegnorato l'orecchino e ci ho fatto un altro regalo, non c'avevo quadrini, capisci? No. Io pure ci ho preparato un bel regalo per concerto, vieni da camera lì. Poi dopo lo faccio vedere. E tu, Tommaso? Sì. Cioè, e tengo manca una lira, che già vogliamo, sì. Purga. Guarda se viene tua madre, questa è una sorpresa. Questa è sorpresa. Che sta bella, che sta... Ah, lei aveva perduto il suo. Poi ci hanno rubato, che sa. Come la serva, la mattina scende con il temporale, corto. Ma questa è seta buona, sa, forte, resistente, il negoziante amico mio mi ha fatto anche risparmiare. Questa non è imitazione, diciamo che fosse una imitazione, mistificazione, questo è corno. Dico lì, questo è corno vero, tu te ne intendi, partita tua, questa è proprio da corno vero. Sì. Non imitazione, voglio dire. Ecco qua, Che sia il regalo mio, Ecco, ti voglio favore. Quanto è bello, Guarda. Che bella borsa. Pasqualino, ogni anno ci tiene il pensiero. Sì, lui sta in casa, mangia, dorme, 200 di calciore. Lo sa, ci viene tante volte. Ma lui... Infatti mi manifesta, basta. No, non dico manifesta. No, sì. Io ci ho pensato pure come ce lo dobbiamo regalare. Sì, come. Dico lì, scusa, 2 minuti quando mi metto d'accordo con mio figlio e mio fratello per una sorpresa a mia moglie, poi... Vittorio.
Dite. Oi, fatevi una partita tutte e due, ci sono le carte là dentro, oi, le carte da gioco. Le carte da gioco. Sì. Vieni, domani. Grazie, pensare. Quando mia moglie si mette a tavola, quando mamma si mette a tavola, ci facciamo una risata che la lavoro un anno intero, stasera ci divertiamo, comincia la serata allegramente. Dunque, noi ci presentiamo come i re magi che portavano i doni alla bambina Gaspere, Melchiorre e Baldassarre. Erano i tre che portavano i regali, ore, incenze. Io Baldassarre non lo voglio fare. Perché? Non lo voglio io fare. Sì, voglio fare Melchiorre, quello che fai. Melchiorre, fai Melchiorre. A Melchiorre? Vabbè, vabbè. Cosa. Sì, io ho pensato pure come devo dire, lei si mette a tavola, dunque dico, tu scendi dalle stelle, Francetta bella, e io t'aggio portata questa ombrella. Non mi piace l'idea. Io non so parlare. No. E io posso come dico? Sì. Gli dico così, guarda, sentitelo. Che dici? Tu scendi dalle stelle. No, questo lo dico io. Questo lo dico io. Sì, vabbè, ma io lo dico, dico io. Sì, vabbè, ma io lo dico nella maniera. Tu scendi dalle stelle. Questa è mia. Sì, incomincia così, ma poi finisce diversamente. Tu scendi dalle stelle, oh mia Concetta. E io ti ho portato questa borsetta. Questa borsetta. E io che dico? Che lo so. Chiarisce. Tu vieni appresso, fai tarara. Io faccio tarara, tarara, io faccio tarara. Io porto la borsetta. Io faccio una cosa di giustizia, porto la borsetta. Che roba di cipa scuola. Ti ha portato. Tua madre lo sa che tu danare non la dici. Tu vuoi... Tu porto la lettera e io fai la cosa tua, la porto nel piatto, dentro ci metto due dolci di Natale, pochi pasta reale, quattro fico secche e tre mandarini. E metti i mandarini in due piatti che... Quattro mandarini. Papà, mi è scappato un capitone mentre lo stavamo tagliando. Non sapevo che... Sì, ma mamma, afferrò un capitone adozzato che a capo vicino a... Si è fatta male. No, è fallo. Guardate che non mi c'è straccato, ma qua se ne è parlato molto. Mettici l'acqua da freddo. Voi vedete. Piano piano, Nino, belle mani. Stretto. No, non ci fa male. Certe cose non è poi faccio il gravante, tiene un età. Oh, e là, vestite, la ricetta a casa. Ci vuole una cameriera, vuole risparmiare. Ce l'ho, ti la fa capare. Uno di campagna, sai, di buona salute, 26, 27 anni, una bella pacchiana. E quattro carabinieri. Ma se no come fai? Vuoi morire? Hai ragione. Ho capito, non l'avete afferrato. È scappato. Se ne chiudo sotto il focolare, mi c'è carbone. Andiamo a presi, quindi non mi dico. Andiamo, andiamo. Ma forse, sai. Ma non c'è scappato. Sono caduto tutte i piatti. È caduto pure la cristallina. Guarda tu, pizza la credenza in dei fianchi. Uno capitone se ne è scappato. È lui, mi ha dato un calcio vicino al ginocchio per correre. Un capitone si è buttato da sopra la finestra, non da dritto. Mettiamoci a tavola. E io mi vado a lavare le mani e vengo subito a tavola. La mano tutto a posto. Va bene. Mettiamoci a lavare le mani, in camera 2. Sì, sto sapore. Ma veniamo, noi, andiamo a lavare le mani. Andiamo. Fa compagnia a Don Vittorio. Don Vittorio, ma ci vediamo. 2 minuti. Io...
Io non volevo rimanere. È stato tuo padre che ha insistito. E me ne posso pure andare. Adesso sarebbe peggio. Ma io lo so perché ti comporti così. Hai deciso di far succedere quello che non deve succedere. Hai ragione. È mia madre. Vuole sapere perché non vado a passare il Natale con lei. E perché non sei partito? E beh, tu quando parla così mi faresti fare cose da pazzi, ma insomma io per te non sono più niente. Vittò, Vittò, non sa c'è manchi che aggerisce. Vittò che ha già fatto. Minuma. Come ha già fatto? Minuma. Non ce l'ho mai niente. Darò, non uscire a fare. No, a scendere. No, Vittò, non scendere. Non ti va bene, moglie, non ti va bene. Dimmi se a tavola, grazie a Dio. Avrete, che sia figlia vostra, difendo un innamorato suo e voi sapevo tutto cosa. Ruffiana, mamma, no. Te parlando no. Mamma, mamma, chi le va a dire? Mamma, mamma, ehi, mamma, ma si muova. Vittoria, Vittoria, Muli, Vittoria. Uscendi dalle stelle, con certa scena, e io ne c'è volta, e ne c'è frontera. Questo l'ho fatto fresco. Stiamo andando avanti a caffè. Ha chiamato vostro marito sopra la finestra della cucina. Che volevo? E non ho capito bene perché proprio in quel momento stava girando la caffettiera. Ha detto che adesso scende. Signor, scusate, quando vengono pochi i caffè. Sì. Anna Conce. Anna Conce. Che è? Pigliatemi sul suo caffè. No, no, non può che il caffè va a vita pigliato. E se no, come vi sostenete? Un attimo, proprio. Pigliate, signore. Grazie. Che ci vuoi? Pigliatemi un po' di caffè. Io se non mi pigliano pochi caffè mi addormento in piedi. Ce la faccio proprio più. No. Questo diamo a Don Pasqualino, ha fatto la nottata, no, povero? Pasqualino. È già tutta lì? Don Pasqualino, che? Pigliate un caffè, un caffè. Grazie. E a due pigli? In cucina quattro ce n'erano. Due ne ho portati io perché due ne tenevo. Non ce ne sono aspetta, più. Aspetta, bevi qua che mo anche io ho finito. Ecco. Caffè, almeno un po' di caffè, sì. Aspetta, ma... Buongiorno. Sì. Buongiorno. Buongiorno, una piccola. Che volete? Volevo sapere se resti qua, se sai. Io me ne vado, devo scappare. Questa è la chiave di casa, vedi? Immagino che manco un caffè. Ecco qua, qua. Qua. Sì. Bevete qua, ci ha bevuto vostra moglie. Grazie. Era finito. Finito. Io sapevo. Ma ne vado a fare una macchinetta piccola espressamente per voi, va bene? Abbi pazienza, sì. E mi raccomando, sciacquettazze. Sì, è sciacquo. Ci tengo. Sì, va bene. Non la concetto. Don Luca, come sta? Come passa? Ieri sera venne il dottore, ho guardato e fece una brutta faccia. Ma la notte come l'ha passata?
E chi ha dormito? Chiamava Nicolina, voleva Nicolina, ha fatto un arte. No, ma io tengo un buono presentimento. Ieri sera Don Luca stava peggio, stava veramente male. Ma mo sta riposando bene. No, no, a me Lucariello non mi ha detto giusto. O braccia sinistra si è tirato e non mi ha più. La lingua si è tirata e quando parla, parla così. Non si capisce niente. Ma riconosce? Qualche volta sì e qualche volta no. A ieri sera mi sono avvicinata e l'ha girata. Lucariello, sono via, sono congetta. Indovinate perché mi pigliavo, ma guardai un po', poi ricette, tu sei Don Basilio. È rimasto impressionato perché una ventina di sera fa, gli ha detto, ma per il barbiere si figlio sangato. E quello è tale e quale a Don Basilio. No, Alberto è rimasto senza caffè. Mamma, ce lo diamo un poco di brodo di pollo, è caldo caldo. Io dice a Ria, lasciamo riposare un po', che non stare un mese. Che dici tu, mamma? Sì, quando si sveglia glielo riscaldate un'altra volta. Io, dottore, già avessi avuto a staccarmi. E tu, ma sì? È andato a fare un telegramma a Nicolino, muovo di te. Io me ne dovrei andare. Ma vorrei aspettare che si sveglia Don Luca. Ma aspetti che si sveglia e poi me ne vado. Un momento che ci sia. Ma sei contento, ma... Che ti ricetta? Che ti ricetta? Giurami che fai pace con tuo marito e fornisci tutte cose. E visti che hai fatto succedere. E non ce lo dici di più. Che le potevo mai immaginare quello che è successo? Ha venuto a capatostro una Carmela mia. E siccome a Lucariello non l'ho fatto sapere mai niente, ho fatto tre sere fa. È stato come una ammazzata ancora. Si sentette male. E mo sta rintolietti giù alla cacca. Non fate che chiama Nicolina, poveri a Nicolina. E intanto chi stia il terzo telegramma che avevamo fatto e Nicolina non si vede. Ma perché un marito l'ha lasciata? Immediatamente. Se n'è andata da certi parenti a Roma e a Ritka non la vorrei più. La casa distrutta! Io me ne avessi a scappare. E che aspetti? Se te ne devi andare, vattene. Sei sempre il solito indeciso. Ma aspetta, mi pare che ti devo dire un'altra cosa. Ah, io che faccio? Torno a casa per mangiare? Se vuoi tornare, torna. Faccio un poco di pasta al burro. Io resterei, ma devo mostrare il campionario a un cliente, è uno di Milano. Ci ho fatto un telegramma, che sta ricevuto? Papà, come sta? Sta riposando un poco, non ti fa senso. E sta creatura, sulla isma ci trovate. Guardate che faccella che te. Sono tre notti che sta scedata vicino lì e ti roba. Non navi più che fa. E scalano palazzi e fa vendere 30 volte al giorno. A due farmacista, a due dottori. Figlio mio è bello. E dicevano che era così di savorare. Basta, mamma ne vago, eh? Sei scedato, mamma? Sei scedato. Nicolino. Cari, cari. Lo sapete, è venuto Don Nicolino. È sempre con Nicolino, sparì. Nicolino. Ma la mamma, che paura. Potere, sì. Ma bene, Nicolina, arrivi più tardi, sì. Papà, un po' che brodo. E riscaldala, si è fatta freddo. Però dove c'è? Che ci facessi, mamma? Lavando? No, brodo, più tardi, mi che ricetta ogni ora. Ma mo' è passato, no? No, signore, ci vuole ancora tempo. Tu statta zitta. Io sono il fratello e posso parlare. Ma vediamo, se parla. Ma vediamo. E tu sei conversato con me. E ma pure in questi momenti. E poi ci sono qui. Ma guarda, questo momento va a piccicare. Accomodatevi.
Buongiorno. Buongiorno, dottore. Come si va? Stiamo aspettando a voi con ansia. Raffaele, un caffè, dottore? Sì, sì, ecco. Grazie, sì, lo prendo volentieri perché sono uscito in fretta. Che vive tu, ma sei bella, mamma, questo ti fa bene. Mi scende un po' a più un bar. Scusa. Una concetta. Ha riposato stanotte? Sì, e chi ha potuto dormire tutto? Qua c'è la febbre. Grazie. La febbre, c'è la febbre. Don Luca, come andiamo, eh? Don Luca? Don Luca, voi state una bellezza. Così spero sentire di voi. Nicolino, lui. No, non è Nicolino, è Pastorello, lui è Don Luigi Pastorello. E qua c'è sta pure la Carmela, signorati di capire. Non sono venuta a parlare. Insomma, qui c'è troppa gente. Ve l'ho detto anche ieri. No, ma queste signore sono venute adesso. Soltanto io ho fatto compagnia a Donna Concetta stanotte. Sì. Usciamo, usciamo. Ecco, bravo quella signora. Smetti. Io mi vado a pigliare una tazzolella di caffè che mi è rimasta qua. Dammi una sigaretta. Ove? Dammi uno pure. Ma che tanto di sigaretta? Quello che dici il dottore, dopo me ne vado. Sì, mamma. Dottore, un po' che brodo di pollo. No, 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 aspettate, prima lo voglio visitare. Allora, conce, ma... Scusate, dottore, scusate. Allora, che è? Che è? Scarpa, quanto malzi? Mi prego, non lui, mi prego. Scusate. Le ha nascoste, se no il figlio se ne vende. Addirittura? Sì, sì, sì. Già, io mi avevo scarpe e papà, ma perché? Perché ti ho paura? E che ne fatta a te? No, che fa te? Ma che sta cosa? Vieni, vieni, che donna concetta. Bene, bene. Andiamo meglio. Ma sta fa maronna, ma... Andiamo meglio. Lucani, che tu non dici niente. L'altra volta quando sei stata malata parlava sempre tu. Ah, io ci starò una Carmela, quando l'ho fatta dei fagioli, oh. Oh, veramente. Voglio sentire io ho fatto dei fagioli. Cugetto, metto sempre mezzo su fatti dei fagioli. Andando fa, ho fatto il fagiolo, è importante. Allora sentiamo, no? Io, ma Nicolino... Ma bene, ma bene, ma dice ho fatto il fagiolo. Sì, sì, fatto, sì, hai fatto. Sì, è stato poco bene, un poco di febbre. Mi alzai con un poco di febbre. E che il concetto immediatamente ti chiamiamo il dottore. Dico, ah, dottore, lascia stare, concetto, che domani mattina non tengo niente di più. No, 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 poi viene in complicazione. No, beh, chiamiamo il dottore. Quando volete mi visitate, questa è una cosa viscerale. Se mangi, dice, non le passa la febbre. Ma Nicolino? Ma bene, ma bene, Nicolino, ma no, stai dicendo, Lucari? Dice, non devo mangiare, se no la febbre non passa. Quel giorno, cugetta, ho fatto i fagioli che la pasta. Io me ne ero accorto perché si sentiva un profumo per tutta la casa, sapete, quell'odore di bruciata, che quello cugetti fa come piace a me, poco, poco bruciata, azzeccata sotto. Certo, cugetti, hai fatto i fagioli con la pasta, proprio oggi mi posso mangiare. Cioè, ma buono, dovevo facciamo, dice un agio, l'ha fatta la signora o terzo piano. E beh, dice la signora che mi mandassero un piattino. No, se no non stai bene, poi il dottore se ne accorge. Dice, il dottore non capisce niente. Mio signore, devo fare quello che ha detto il dottore.
Quando fui a notte con gente stavo dormendo, io mi alzai e andai dentro la cucina, perché io lo so che quando si fanno i fagioli in casa mia, si fanno una qualità che bastano per 3 giorni. Che ci piacciono fredde, anche riscaldate, la mattina. E appunto di vita, andai dentro la cucina, vai a zuppire, pieni i fagioli con i piatti su. Io mi devo cucciare, ma mangiare non c'è. Povero, se non è il cavolo, e mi mettete dentro il portafoglio. Quando fui a mattina presto mi svegliai senza nemmeno un poco di febbre, proprio fresco come una roba. Certo, un certo, io sta venendo un dottore, disse, venetti, ci avete visto? Se mangiava non lo passava a guarda. Io ho fatto una pagina, io faccio la agenda, folla, su fortuna, ma Nicolino voleva sparare a mia figlia. Adesso io me ne vado perché ho delle visite importanti. Una voce, se domani ci sono novità, mandatemi pure a chiamare. Grazie, dottore, buona giornata. Dottor, vorremmo sapere qualche cosa. Dottor, papà che tira? Papà che tira? Nino, guarda, io ti conosco da bambina e ti posso parlare con tutta franchezza. Il fatto di aver saputo qual è stata la ragione che ha fatto nascere l'incidente fra tuo marito e l'altro è stato un colpo tremendo per lui. Luca Cupiello, in fondo, è sempre stato un grande bambino che considerava il mondo come un enorme giocattolo. Quando ha capito che con questo giocattolo ci doveva scherzare non più da bambino, ma da uomo, non ha potuto. L'uomo in Luca Cupiello non c'è. E il bambino aveva già vissuto assai. Dottore, non ho capito. Povera Ninuccia, sei proprio sua figlia. Ma non ti preoccupare, papà sta meglio, eh? E domani non venite? Sì, se c'è bisogno mi mandate voi stessa chiamata. Grazie tanto, grazie, buongiorno. Dottore. Buongiorno, dottore, buongiorno. Nino, che vuoi? L'uomo non può più roba mia, si chiama, vedi che tra sanata ha fatto tutta quella gente. In 3 giorni se ne è andato più di 1,5 kg di caffè. Che perché sto vedendo? Non è che te credi? Sì, ma io ce lo dico però, No, è naturale, le levano l'aria a chi lo poverino. Scusate. E poi che facete qua? Donna Cuccia, non me ne cacciate. Voi non sapete da 3 giorni quello che sto soffrendo. Lo so, è tutta colpa mia. Da 3 notti passeggio sotto il palazzo. Adesso è sceso il dottore. Io volevo baciare la mano a Don Luca. L'ho voluto vedere. Donna Cuccia, non mi negate questa grazia. Vi prego. Nicolino, Nicolino. Concetto? È arrivato Nicolino. Nicolino. Nicolino, certo diceva tu non veniva, diceva, io Nicolino mi vuole bene a me, Nicolino, ci pazienza, Nicolino, ti cerchi scusa, ci pazienza. Dinuccia, dove sta Dinuccia? Sto qua, papà. La mamma, no, fate pace davanti a me, e giurate che non vi lasciate più, giurate, avanti, giurate. Io ho avuto il telegramma, sì, sono sciocchezze. Ma l'uno per l'altro, vi dovete volere sempre bene, dovete stare sempre insieme, e non dovete fare prendere collera
A Fuggetto, proprio una donna che ha sofferto assai. Ma sì, ma sì, no? Papà, sto qua. Ah, oui. Papà. Ma sì, hanno fatto male, sì, hanno fatto male. Ma sì. Oui. Ti piace un presente, ti piace? Già? Sì. Oui. Ti piace? Sì. È bello, un presente, è bello. È bello, un presente.